Abbiamo visto in altri video come una delle metodologie, delle strategie più importanti e più efficaci per aumentare la fiducia degli utenti verso il tuo sito e-commerce è quella di utilizzare le recensioni, quindi ottenere più recensioni positive possibili per il tuo negozio online. Non basta ovviamente far scrivere delle recensioni positive da dei clienti, magari ai quali abbiamo inviato noi l'invito, la richiesta per la recensione, ma è necessario ottenere delle recensioni positive nella maniera più trasparente possibile, quindi utilizzare degli enti, delle organizzazioni, delle società esterne che si occupino della verifica e soprattutto dell'autenticità, dell'imparzialità della recensione che viene rilasciata dall'utente. Uno di questi servizi è sicuramente Trustpilot. Trustpilot è uno dei servizi online per l'inserimento delle recensioni più conosciuti al mondo, è uno anche dei più utilizzati al mondo ed è ritenuto dagli utenti estremamente affidabile. Trustpilot permette quindi anche alle aziende, ai siti e-commerce, di ottenere delle recensioni sul proprio sito in maniera del tutto trasparente, delle recensioni che vengono verificate da Trustpilot stesso. Ma vediamo in dettaglio come funziona l'inserimento e come si può utilizzare se hai un e-commerce e stai lanciando un sito web o una nuova startup online, come si può utilizzare il servizio Trustpilot per il proprio sito per ottenere delle recensioni e soprattutto per gestire la comunicazione con gli utenti, gestire anche le recensioni negative, gestire i feedback e i commenti, le opinioni rilasciate dagli utenti. Andiamo quindi all'indirizzo it.trustpilot.com, che è l'indirizzo, la localizzazione in italiano del sito Trustpilot, e vediamo come nella home page c'è la possibilità di verificare le ultime recensioni e anche di cercare una qualsiasi azienda all'interno del loro database e verificare le loro recensioni stesse, quindi vedere quali sono le recensioni rilasciate dagli utenti e quante stelle ha. E insomma tutte le caratteristiche del caso, le opinioni dei clienti. Ma andiamo nella sezione che più ci interessa se hai un e-commerce, se hai un sito web o una startup online. In questo caso la sezione che più ti interessa è la sezione per le aziende. Quindi entriamo in alto a destra nella sezione per le aziende e vediamo come c'è la possibilità di appunto iscriversi a Trustpilot per gestire le recensioni rilasciate dagli utenti. Viene utilizzato da veramente tanti clienti in tutto il mondo, TransferWise, WordPress, Western Union, ed è un marchio estremamente, come abbiamo detto prima, estremamente affidabile, quindi ci permette di entrare in contatto con i clienti che rilasciano delle recensioni sul nostro sito e-commerce, di avere una piattaforma per raccogliere e gestire i feedback degli utenti e anche avere tutta una serie di statistiche relative e mettere in mostra la nostra reputazione attraverso dei widget e attraverso, insomma, degli strumenti che ci mette a disposizione Trustpilot. In aggiunta, Trustpilot ci permette anche di dare una spinta al nostro marketing con la generazione del traffico. Quindi vediamo un attimino in dettaglio quali sono le funzioni. Come funziona, soprattutto Trustpilot? Trustpilot permette di, inviare la richiesta di recensione in maniera quasi del tutto automatica ai clienti una volta che viene effettuato l'acquisto. Questa integrazione deve essere effettuata all'interno del proprio CMS per permettere appunto a Trustpilot di effettuare un invio automatico. Una volta che viene effettuata, viene realizzata, viene scritta la recensione da parte del cliente, questa recensione viene inserita online in maniera istantanea. Quindi c'è la possibilità di inviare le recensioni. E quindi l'invito alla recensione, la richiesta di recensione, un invito automatico, quindi gestire poi appunto gli invii automatici. C'è la possibilità di avere un modulo integrato per le recensioni, cioè ci sono una serie di app e integrazioni, come abbiamo detto prima, per i vari CMS e-commerce come Magento, WooCommerce, Shopify e BigCommerce, e quindi c'è la possibilità appunto di avere questa raccolta e recensione con pochi click. E ci sono delle API e una serie di altre, appunto, altre opzioni e funzionalità. L'invito viene ottimizzato, quindi c'è proprio un template che viene realizzato da Trustpilot.it o dal dominio che ci interessa, quindi possiamo avere un invito personalizzato sulla base del nostro sito e-commerce, sulla base del nostro stile e dei nostri colori.
c'è poi appunto la possibilità di avere una dashboard, anzi c'è con un po' tutti i piani una dashboard dove possiamo gestire tutti gli inviti, le richieste, le recensioni effettuate dagli utenti, avere anche gli analytics e quindi effettuare l'analisi della raccolta, quindi vedere i tassi di raccolta, le fonti, da dove arrivano, che recensioni ci rilasciano, quindi vedere proprio gestire in maniera ottimale la nostra reputazione online attraverso tutta una serie di dati e tutta una serie di funzioni. C'è la possibilità inoltre di avere profilo della propria azienda all'interno di Trustpilot, c'è la possibilità di condividere sui social, quindi questa è una serie di, questa fa parte di quelle funzionalità, di quelle opzioni che ci mette a disposizione Trustpilot, che è quello di condividere attraverso dei plugin, dei widget, sia all'interno del nostro sito web che all'interno dei social, le nostre recensioni e la nostra reputazione, le stelle che ci vengono fornite appunto dai nostri clienti. Viene effettuata un'analisi e poi soprattutto abbiamo anche la possibilità di effettuare, di avere una spinta in più alle nostre attività di marketing. Abbiamo la possibilità di inserire le valutazioni all'interno delle nostre campagne di Google AdWords, all'interno anche di Google Shopping in maniera quasi del tutto automatica. Abbiamo la possibilità di avere la Trust Box, quindi di avere all'interno del nostro sito, come abbiamo detto prima, un widget o comunque dei mini plugin e delle parti che ci possiamo integrare all'interno del nostro sito, dove vengono mostrate le nostre recensioni, le stelle, la nostra reputazione e tutta una serie di altre risorse. In aggiunta, abbiamo detto anche in altri video che c'è la possibilità, con la maggior parte dei servizi che offrono questo tipo, con la maggior parte delle applicazioni online e delle società online di recensioni che offrono questo tipo di servizio, c'è la possibilità di inserire all'interno delle nostre schede prodotto le stelle di recensione, quindi di poter inserire e integrare i dati strutturati rich snippet con le valutazioni degli utenti in modo da poter mostrare all'interno dei risultati di ricerca di Google. Le recensioni dei prodotti e la Trust Box e la possibilità poi appunto di gestire, di avere tutto il management, di esportare le recensioni, di gestire tutti questi feedback e queste recensioni. Ovviamente Trustpilot è un servizio che ha una versione gratuita per la raccolta di recensioni, quindi con dei limiti, poi c'è una versione invece Light Pro e che ha un costo mensile. Le differenze sostanziali sono sicuramente su alcune opzioni che mette a disposizione, quindi nel servizio gratuito, nel piano base gratuito, non c'è la possibilità di accedere a determinate API, non c'è la possibilità di effettuare le recensioni, gli inviti di recensione personalizzate, insomma mancano, per esempio mancano anche gli rich snippet che abbiamo detto prima, e di conseguenza sicuramente per il proprio sito web utilizzare la versione dalla Lite in su è forse la cosa migliore. Magari nella fase iniziale si può utilizzare la versione free e successivamente passare alla versione a pagamento. Oltre a Trustpilot ci sono anche altri servizi che vedremo in altri video, quindi anche servizi completamente italiani con un costo più basso, un costo più contenuto, però sicuramente Trustpilot è uno dei siti più affidabili, più riconosciuti dagli utenti e quindi permette veramente di sfruttare al meglio tantissime funzionalità, come abbiamo visto in questo video, ma anche di poter ottenere la massima reputazione, il massimo riconoscimento della propria reputazione online da parte degli utenti, proprio perché viene molto utilizzato e gli utenti sono già capaci di rilasciare delle recensioni all'interno di Trustpilot, quindi che rende tutto più semplice, tutto il meccanismo di raccolta delle recensioni molto più semplice. Quindi se non hai ancora cominciato a raccogliere le recensioni e a ottenere delle recensioni positive per il tuo sito e-commerce, inizia da subito.